All'interno del laboratorio filosofico andiamo a proporre alcune situazioni di apprendimento significativo. Cioè, lo scopo non è quello di verificare semplicemente l'acquisizione delle conoscenze da parte dello studente, come nel procedimento di interrogazione tradizionale, ma di immaginare dei percorsi che consentano al ragazzo, alla ragazza, di sviluppare le loro competenze. In modo particolare ci incentreremo su alcune proposte per consentire allo studente di mettere in opera le conoscenze possedute attraverso un processo di rielaborazione personale significativa. Proporremo quindi alcune attività di tipo laboratoriale che possono essere svolte anche in gruppo, all'interno di un gruppo, sviluppando alcune tematiche del terzo e del quarto anno del percorso del liceo, dedicate alcune a Socrate, in particolare attraverso una rielaborazione delle fonti e la produzione di un elaborato attraverso un lavoro diretto sulle fonti, quindi sulle scuole ellenistiche. Ci muoveremo invece all'interno dell'età moderna proponendo un lavoro su Pascal, un lavoro invece sugli autori, sui grandi padri della filosofia moderna, Hobbes, Locke e Rousseau, della filosofia politica moderna, e infine faremo una riflessione su alcuni percorsi di debate filosofico.